Vice segretario, grazie per essere qui per l'appello. Bene, buonasera, procedo con l'appello. Giovannino Michele. Presente. Del Buono Stefano. Presente. Raisa Stiziana. Presente. Saluti Davide. Presente. Branchini Laura. Presente. Natale. Ori Davide. Presente. Salvaggio Andrea. Arriva più tardi, per adesso è assente al lavoro. Assente, dopo mi correggio. Davina Marco. Sì. Tasini Maria. Maccaferri Giuseppe. Paolo Ritta. Paggi Piero. Marchesini Sereno. Iacchetta Marco. Il numero legale per partire ce l'abbiamo. Bene, e allora cominciamo. Punto numero uno all'ordine del giorno è l'approvazione del verbale della seduta dell'8 giugno 2015. Il verbale, come sapete, è sempre la registrazione fedele della seduta e ne approfitto per ricordarvi che la seduta è in streaming. Se vogliamo anche degli ospiti esterni, così lo sanno, lassù c'è la telecamera che ci riprende e quindi il verbale poi diventa il file anche della ripresa. E nel consiglio dell'8 giugno erano assenti solamente Davide Ori. Quindi se non ci sono domande su questo, chi è favorevole ad alzi la mano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unanime. 10 o 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, perché ne conto 11? 1, 2, 3, perché gli acchetti? 5, 6, 7. Perché gli acchetti esterno? 9, 10, esatto. Assessore esterno. Favorevoli 10, unanime. Punto numero 2. Ringrazio il direttore di CMV Cecotto per essere qui con noi. E il punto numero 2, che è intitolato CMV Servizi SRL, approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica a valori contabili mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a due società beneficiari di una di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 2506 bis del codice civile. Allora, il titolo è molto complicato e ho chiamato il direttore di CMV proprio per cercare di aiutarci a capire bene questa questione. Insomma, io dico solo due parole. Le società del Ferrarese hanno ricevuto, in questi anni la normativa sulle società pubbliche è cambiata più volte e questo non ha aiutato le gestioni. Comunque, di fatto, la normativa vigente, Atersir, ha rilevato a CMV, come ad altre società presenti nel territorio ferrarese, ciò che devono fare per adeguarsi alla normativa, e quindi questo percorso che le società intraprendono è proprio per andare a modificare i loro assetti e poter rispettare il controllo analogo ed altri requisiti posti dalla nuova normativa. Vi ricordo io solo una cosa, CMV, per la quale abbiamo poi fatto anche la riflessione, se vi ricordate, in Consiglio Comunale, ritenendo che è opportuno per noi rimanere soci e quindi rimanere agganciati a questa società, anche alla luce del fatto che oggi è possibile dare servizi in regime in house, come si suol dire. E poi il territorio ferrarese è un territorio un po' particolare. Vi ricordo che sulla gestione dei rifiuti la sola città di Ferrara ha come gestore ERA, mentre tutto il resto della provincia di Ferrara, che è molto vasta, ha altri gestori che sono CMV, Area e sono sei, dopo dici tu. Quindi, come dire, tutto questo poi ha anche, diciamo, credo che permetterà anche al territorio ferrarese di poter, come dire, continuare a gestire la raccolta dei rifiuti, come dire, in house, come fanno oggi, altrimenti poi con la gara della gestione dei rifiuti il destino probabilmente sarebbe segnato. Allora io mi fermo qua e cedo la parola al direttore Cecotto. Bene, grazie, io sono Daniele Cecotto, direttore di CMV, e proverò a spiegarvi in 15 minuti, vediamo un po'
il percorso molto anche meno. Ho colto il messaggio. Tutto nasce quindi dalla posizione di Atersir, che è una posizione ovviamente di norma, perché di fatto noi non riusciamo a svolgere le nostre attività in house, perché abbiamo delle incongruenze che derivano sia da uno statuto dove abbiamo presenze di comuni che non hanno, che hanno servizi diversi e che hanno quote che non sono proporzionali al numero degli abitanti. E quindi questa è la prima questione. La seconda questione che ci ha posto a Tersier è relativa invece all'attività commerciale che noi facciamo con una società controllata al 100%, che è CMV Energia, che vende gas ed energia elettrica. Allora, oltretutto in questi anni c'è anche stato 3 direttive comunitarie del marzo del 2014, la 23, 24 e 25, che hanno poi definito addirittura proprio un limite, per cui noi dobbiamo fare come minimo l'80% dei nostri servizi in house e al massimo solo il 20% di servizi di tipo commerciale, quindi rivolti al mercato. Noi non siamo in questa condizione perché oltretutto il bilancio della partecipata, della controllata CMV Energia è addirittura superiore a quello della CMV Servizi, che è la società madre. E così come noi, anche Argenta, anche la società sorella di Argenta e anche la società aria di Coparo, per cui nel basso ferrarese e nel medio ferrarese ci sono quindi queste due società che unitamente a CMV non hanno i requisiti per poter continuare a svolgere un servizio in house, in particolare sull'igiene ambientale. Quindi tutte queste motivazioni ci hanno spinto a predisporre, ecco, un progetto di modifica, ecco, della nostra composizione societaria, quindi a dover cambiare in sostanza lo statuto, dove il Comune di Cento ha rinunciato al suo diritto, ecco, di voto rappresentativo dell'83%, ma abbiamo introdotto il voto capitario. Quindi questa modifica sostanziale dello statuto ha fatto sì che la prima condizione per la Tersir fosse rispettata, la condizione più importante. L'altra condizione, che è relativa quindi alla società CMV Energia, che in teoria avremmo dovuto vendere, però vendere una società quando sono obbligati è la cosa più stupida del mondo, insomma. Allora noi in questo caso abbiamo pensato, ecco, invece di mantenerla assolutamente in vita, ma di dare una sua configurazione indipendente e quindi creare una società a livello provinciale dove CMV Energia, la discarica del Mini Moschetti, la discarica di Olanda di Savoia, che è di area, alla fine mettono insieme un'unica società che ha finalità unicamente di tipo commerciale, quindi vendere energia, vendere gas, vendere energia elettrica, fare attività di smaltimento di rifiuti, e in questa società anche andare a costruire un'impiantistica che nella provincia di Ferrara manca, ed è un'impiantistica di completamento rispetto all'inceneritore, al termovalorizzatore di ERA. Quindi noi in questo modo siamo capaci, con questa società quindi staccata, di raggiungere una possiamo dire autonomia, ecco, impiantistica, che potrà poi di conseguenza avere delle ricadute su un'altra società che è la prima delle sisse, adesso ve lo spiego meglio, della società a cui daremo vita, che si occuperà della raccolta, unicamente della raccolta dei rifiuti. Quindi in sostanza, da CMV Servizi noi andiamo a scinderci in una beneficiaria che si occuperà unicamente della raccolta dei rifiuti, in house, e farà solo servizi in house, quindi rispettiamo il dettato di Atersir. Una seconda società che invece ingloberà la CMV Energia, che vende gas, per fare, oltre alla vendita del gas, anche l'attività di trattamento dei rifiuti con un'impiantistica che in parte c'è e in parte da costruire. E infine rimane la società
fissa di partenza che è CNV Servizi, che è proprietaria di ATR, che distribuisce e quindi fa l'attività di distribuzione del gas, che sarà poi inglobata. Quindi in pratica noi andiamo a creare delle società che sono specializzate e che avranno la partecipazione diretta dei comuni. Quindi in tutte e tre le società che, a cui daremo vita, non avremo più delle controllate, ma avremo delle società partecipate direttamente dai nostri comuni soci, con una differenza che è sostanziale, che le prime due diventeranno due società a dimensione provinciale, scusate, quasi, perché manca il comune di Ferrara e il comune di Argenta, ma andremo a recuperare invece il comune di Comacchio. Quindi il disegno è quello proprio di dar vita ad una società su territorio vasto, che si occuperà di raccolta in house, e una società di tipo commerciale che invece fa gestione degli impianti di trattamento rifiuti, nonché vendita di gas e energia elettrica. La terza società è quella che rimane con i servizi, diciamo, tecnici, che sono le strade, i cimiteri, la pubblica, il verde. Alcuni sono servizi strumentali che andrebbero definiti meglio, sono destinati a sparire, perché abbiamo qualche comune che li definisce strumentali e qualche altro che invece li ha deliberati come servizi pubblici locali, ma vabbè, quindi non è neanche tanto quello che interessa che rimanga in questa società, quanto la distribuzione del gas, perché ha un valore che col tempo sarà sempre più interessante. Ora, noi abbiamo prodotto, quindi, in tutto questo percorso, abbiamo prodotto quindi un accordo con la nostra società omologa di Copparo, che è Area, accordo che è passato nell'assemblea dei soci. Abbiamo quindi prodotto, ma già nel 2014, le variazioni dello statuto. Poi abbiamo portato alla deliberazione dei comuni il piano di riordino, di riassetto delle società detenute dai comuni, perché tutto questo disegno in sostanza deriva anche dal decreto del fare, se non vorrei sbagliarmi, c'era quella scadenza del 31 marzo 2015, entro la quale i comuni dovevano in sostanza ridisegnare le proprie partecipazioni nelle società controllate. E quindi questo progetto è una risposta anche a questa esigenza. Apro una parentesi, di fatto, dicevo prima, che al di là di Era a Ferrara e di Soglia ad Argenta, comunque dei gestori di servizi pubblici ce ne sono diversi. Il comune di Comacchio è un gestore per i rifiuti, Area è un gestore per i rifiuti, le tre società di CNV, Terra Acquambiente, che era un consorzio fatto per gestire i rifiuti, ma che poi con questo progetto abortisce, e me ne scordo una, no, sono sei. Quindi di queste sei alla fine ne avremo tre, quindi un percorso che durerà tutto il 2015, anche con la fusione i primi mesi del 2016, e arriveremo quindi ad avere tre società. È vero che CNV tre ne aveva, anzi quattro ne aveva, e poi se ne ritroverà tre, quindi non è che aveva fatto un grande risparmio, però è comunque una grande razionalizzazione. Quindi dicevo, abbiamo quindi prodotto l'accordo, abbiamo prodotto quindi le assemblee comuni dove abbiamo messo insieme i comuni di Area e i comuni di CNV, e abbiamo deliberato questo progetto di riorganizzazione che prevede appunto questa sessione. Qui adesso il termine è un po', ma non è difficile, non proporzionale, asimmetrica, semplicemente perché in questa sessione noi andiamo a riequilibrare delle quote, quindi il comune di Cento, che ha l'83%, come non so, il comune di Goro, che ha lo 0,19%, al termine di queste sessioni non ritroveranno più quelle proporzioni, quelle quote. Perché? Perché nella prima società il comune di Cento deve arrivare al 45%, perché la sua popolazione fa sì che la sua quota gli dica il 45%. Di conseguenza, avendo questo vincolo nella prima società, le quote poi vengono riaggiustate nelle altre due società che rimangono. Quindi c'è una non proporzionalità e una simmetria di questa sessione, che è il titolo di questa deliberazione. Per arrivare, finisco con i documenti, per cui dopo abbiamo prodotto che cosa? Un piano industriale che
vabbè, insomma ve lo risparmio, però insomma abbiamo prodotto un piano industriale sia per la società delle raccolte, che ci dà una bella prospettiva di andare a risparmiare sulle tariffe del regime ambientale da qui al 2020, quindi in sintonia con il piano regionale dei rifiuti, di andare a risparmiare su qualcosa dell'ordine del 10% sulle tariffe, una cosa ambiziosa che non si è mai vista. Io ho guardato, sarò già in pensione, però bisogna Alessandro ci sarà, per cui se non ci raggiungerà lo chiederemo a lui perché, ma a parte, le battute, è un tema ambizioso ed è anche poi la molla che ci spinge a costruire tutto questo disegno attorno a questo obiettivo. Poi è stato fatto un secondo piano industriale invece per la società che riguarda quindi l'energia e gli impianti di trattamento, dove già abbiamo previsto e anche già deliberato un progetto preliminare, non definitivo, ma un progetto preliminare per la realizzazione di quell'impiantistica di completamento che verrà realizzata da questa seconda società. Abbiamo anche prodotto già un accordo sindacale, perché tutte queste sessioni quindi devono essere ovviamente concordate e discusse con il sindacato, e dopodiché abbiamo prodotto il vero e proprio progetto di sessione, che si compone quindi del progetto, della relazione del consiglio d'amministrazione e della perizia accelerata, il materiale che vi è stato trasmesso, che in sostanza va ad accelerare la giustezza di quei numeri che sono stati utilizzati. I valori sono stati quelli del bilancio di chiusura del 2014, quindi la perizia è stata presentata il 30 giugno, in modo da utilizzare quel bilancio. Se l'avessimo presentata due giorni dopo avremmo dovuto fare un bilancio di periodo al 30 di aprile, per cui ce l'abbiamo fatta, abbiamo corso, ma ce l'abbiamo fatta. Arriviamo a Castello d'Argine. Cosa succede a Castello d'Argine? È chiaro che non avendo servizi in house della raccolta rifiuti, non interessa che partecipi alla prima società beneficiaria, la società che abbiamo chiamato Nuco Raccolta. Quindi il suo patrimonio non va, un pezzo non va in quella società lì. Stessa cosa non va nella seconda società di vendita del gas o di impiantistica legata sempre ai rifiuti, perché non ha nessun interesse. Quindi tutto il suo patrimonio rimane nella terza società, dove il comune è in pratica legato soprattutto per l'attività dei cimiteri, che insomma è minimale, che dovremo poi mettere a posto a giorni, spero, ma soprattutto per la distribuzione del gas. La cosa che interessa la ragioneria, i ragionieri, è soprattutto quella del patrimonio. Che valore avevo, che valore ho oggi, che valore avrò domani dopo la sessione. Ecco, allora lo possiamo anche andare a vedere nei numeri. Prego. Sì, ma aspetta, adesso vi leggo i numeri, che faccio solo un attimo di gestire le mie carte, qua. Ecco, il patrimonio attuale, il netto contabile al 2014, sono a pagina 9, io ce n'ho un po' di copie in più, se qualcuno è interessato a seguirmi, sono tre numeri. Guardo, nel progetto non c'è riferimento attuale, c'è solo già il dato della sessione, volevo fare il confronto, lo trovate nella relazione illustrativa che è allegata al progetto, della consegna se volete. E dove è indicato 152.688. Vabbè, comunque vi leggo tre numeri, poi dopo penso anche di aver finito. Perfetto, dicevo che con il vostro castello 0,96%, voi in pratica del patrimonio netto contabile di 7.735.000 euro avete quindi una disponibilità di 74.129 euro. Questo oggi. Dopo la sessione, cosa succede? Che questi numeri, questi valori contabili di fatto sono stati rivisti dai nostri consulenti e dai nostri amministratori, e il valore della società, il valore di corrente di concambio, in pratica è aumentato
a 15.905. Perché? Lo dico subito, perché è entrato come valutazione, una valutazione non contabile, ma una valutazione di mercato, sull'avviamento di una delle due società controllate, CMV Energia, che è stata stimata in base ai clienti, in base allo stato attuale, diciamo, dei nostri clienti che comprano gas o energia elettrica, è stata stimata da perizie fatte da periti esterni 7.700.000 euro. Quindi è chiaro che il valore in pratica si è raddoppiato, e questo è un valore effettivo, e questo è il valore della società, quindi non è quello contabile. Quello contabile può avere dei dati che sono superati, può avere dei crediti che in realtà non sono più esigibili, mentre va assolutamente considerato un valore di avviamento di questa società commerciale. Quindi oggi ci ritroviamo a beneficiare della presenza di questa attività commerciale. In che modo? Facendo sì appunto che questo patrimonio, questo valore corrente di concambio sia di 15.905.000. Ne consegue che Castello d'Angelo, avendo sempre lo 0,96, avrebbe quindi un valore di 152.688 euro. Poi, a seguito della scissione delle società che vi dicevo prima, il valore di Castello d'Argine rimane sempre nella terza società che rimane, dove rimane dentro Castello d'Argine, e ovviamente sempre 152.688 euro, quello quindi non cambia, è diversa la sua percentuale, che a questo punto è del 2,66. Quindi a percorso finito ha un patrimonio che è pressoché raddoppiato ed una percentuale che passa dallo 0,96 al 2,66. Ecco, questi sono i valori, quindi penso che dovreste essere contenti. Grazie direttore. Chiedo se ci sono domande, insomma, adesso il percorso è stato spiegato ed è esattamente quello. Noi abbiamo lo 0,96, insomma, come sappiamo, ecco, non siamo sicuramente soci di maggioranza. Avevamo a suo tempo valutato l'opportunità di rimanere comunque soci, e devo dire adesso, insomma, diciamo, fra uffici tecnici sono già state fatte per quanto riguarda la gestione dei cimiteri, insomma, ci stanno lavorando, e tra probabilmente circa un paio di mesi ci sarà, mi pare da ottobre, il passaggio della gestione dei cimiteri. Innovazione. E quindi avremo un servizio gestito in house dalla società. Chiedo se ci sono domande. Giuseppe Macaferri. Sì, grazie. Vorrei chiedere al dottor Cecotto se ho capito bene, questa, diciamo, ristrutturazione societaria si è resa necessaria a seguito di diverse variazioni di legge, no? Certo. E però, se ho capito bene, durante la sua esposizione lei ha rimarcato decisamente il fatto che porta notevoli vantaggi, addirittura ha parlato, se ho capito bene, di una riduzione delle tariffe del 10%. Al 2020. Come? Se arriviamo pian pianino al 2020. Sì, d'accordo. Sì, comunque, certo. Anche se all'inizio è di meno, è positivo. Allora mi veniva spontanea la domanda, ma scusate, se è così vantaggioso, perché non l'avete fatta prima anziché aspettare le disposizioni di legge? C'è qualcosa che è collide, capisce? Cioè, se voi fate una buona gestione e dall'unificazione c'erano questi vantaggi, perché ci arriviamo solo ora? Dall'altra parte, invece, dicendo che lo fate per un assolvimento di obblighi di legge, come dire, è sospetta tutta questa, diciamo, vantaggio che si paventa, perché alla fine dice, però lo fai perché ti obbligano, quindi cosa si fa per giustificare qualcosa? Non mi è chiaro questo punto. E poi mi chiederei gentilmente se mi può spiegare meglio cosa intendeva per autonomia impiantistica
e complementarietà con gli impianti di ERA, cioè cosa faremo noi in più o cosa queste società fanno in più rispetto a quello che fa il tradizionale impianto di incenerimento di ERA. Certo, certo. Grazie. Prego. Ma dunque, la prima domanda che lei mi pone è una domanda squisitamente politica, non è tecnica. Io prima di fare il direttore della CNV, che lo sono da 4 anni, nel 94 sono stato il primo direttore nonché responsabile legale della società di area, cioè diciamo che l'ho fondata io. Nel 2002 mi sono dimesso perché questo progetto è un progetto che è vecchio, cioè nel senso che trovare una dimensione provinciale è la dimensione diciamo ottimale per un'attività che esercisse la raccolta e il trattamento dei rifiuti, e poi una provincia di Ferrara che aveva già degli asset ben definiti perché aveva le discariche, aveva un impianto di compostaggio, c'era anche un inceneritore, non c'era nessuna necessità di mettere in piedi un'azienda che ha metà della regione con una situazione di monopolio che di fatto non crea concorrenza e di sicuro non ha portato una minima riduzione del costo dello smaltimento e trattamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti. È molto semplice da capire. Nei rifiuti l'ambito ottimale e la dimensione ottimale è una dimensione che sta all'interno di un raggio che può essere i 30, 40, 50 km, non di più, altrimenti portare a spasso i rifiuti oltre quel raggio lì non è assolutamente conveniente. E poi ripeto, in una provincia come quella di Ferrara, dove già le strutture c'erano, non c'era proprio nessuna necessità. C'era però un'altra necessità, quella di avere un interlocutore unico. Ma l'interlocutore unico passa attraverso delle fusioni, societarie che dipendono dalla politica, non dipendono dalle aziende. Il fatto di andare a concentrare quindi consigli di amministrazione, strutture, situazioni diciamo contrattuali anche diverse, è uno sforzo molto pesante. Questo progetto, ripeto, di creare un'impiantistica in autonomia della provincia non è una grande idea, è banale, c'è da chiunque un'idea del genere, però realizzarla, ci sono stati nella provincia di Ferrara delle completamente diverse che hanno portato ad una situazione che è rimasta ingessata per 15 anni. Oggi è possibile perché, lo spiego perché, perché c'è una situazione a Copparo dove appunto a Tersilli ha spiegato che la società di Copparo, l'area di Copparo, non può più fare il servizio a Comacchio. Comacchio vale 9 milioni di euro, perdere questo cliente per area è un danno incredibile perché gli porta la maggior parte dell'utile di quella società, punto primo. Noi siamo in una situazione diversa ma altrettanto difficile, perché il fatto che a Tersilli si dica non potete più lavorare perché non avete le condizioni dell'inausa e avete una società lì commerciale che non ci azzecca tanto con l'inausa, è un'altra condizione che ci forza. Quindi siamo stati, per fortuna dico io, forzati a rispolverare un progetto invece di unità provinciale che genera delle economicità. Economicità che sono, non, attenzione, non tanto per la scala, perché ripeto, la scala più della provincia non serve. Non è che se facessimo una società nazionale avremmo più vantaggi di una società provinciale, non è come fare le autostrade o fare altri mestieri. Ripeto, il nostro bacino è quello vicino agli impianti, non tanto più lontano. Noi quindi abbiamo, in questo momento stiamo utilizzando un'opportunità che deriva quindi da Tersilli, che ci impone di fare delle cose, e guarda caso noi la giriamo a questa imposizione in un'opportunità che ci dà appunto un vantaggio che deriva dal creare un modello territoriale provinciale. Non lo facciamo più per comune, io oggi sono bersagliato
dal comune, dico così, di Bondeno piuttosto che di Poggio, piuttosto che di Cento, dove ognuno viene con delle richieste, con delle esigenze di raccolta differenziata, uno che lo vuole in un modo, uno che privilegia il porta a porta, quell'altro che ce l'ha con i cassonetti, con le calotte, con le calore. E non va bene, per una società come la nostra ci deve essere un progetto che ragiona a livello di specificità del territorio, cioè Cento, che è un comune medievale, deve essere trattato in un modo, Comacchio, che è un comune rivierasco, lagunare, deve essere trattato in un altro modo, il paesino di Pilastri o piuttosto che di Berra o non so dove, o le Contane, che sono paesini con 300 anni e case sparse, deve essere trattato in un altro modo ancora. Quindi il modello di raccolta che genera poi economie deve essere fatto sulle caratteristiche del territorio, in base alla densità abitativa e in base anche alle caratteristiche proprio del centro urbano, che è un modello che supera le concezioni del comune, deve andare oltre il comune. Allora, se noi riusciamo con questo progetto ad avere un modello di questo tipo, abbiamo per forza delle economie. Primo argomento. Il secondo argomento è questo: noi siamo in mano ad ERA, cioè noi i rifiuti organici li portiamo a Sant'Agata, i rifiuti plastici, carta, li portiamo a Imola, ad Akron, il rifiuto indifferenziato lo portiamo al termovalorizzatore di Ferrara, è tutta roba di ERA, il prezzo lo fa ERA, no, lo facciamo noi, e abbiamo un piano provinciale che ci obbliga ad andare all'inceneritore e una situazione di impianti attorno a noi che ci obbliga per forza di cose, non è che li posso portare in Veneto piuttosto che in campagna, li porto negli impianti che sono più vicini, ma guarda caso sono di ERA. Il fatto che noi in mezzo alla provincia di Ferrara ci sia un sito che è quello di Orlando di Savoia, dove ci sono terreni, ettari, 10 ettari disponibili, c'è già un impianto di cogenerazione, ci sono già delle cose dove è possibile inserirsi e fare, per esempio, un digestore anaerobico di cui abbiamo il progetto e annesso impianto di compostaggio, andiamo a fare una realizzazione che siamo in grado di poter fare con le nostre risorse e di poter, con questo impianto, far confluire tutto il rifiuto organico che la prima società delle raccolte va a raccogliere in maniera, scusate per la ripetizione, a raccogliere in maniera differenziata. In questo modo noi possiamo avere un'impiantistica dove in luogo di spendere poi sai, quando sei in monopolio allo Stellanza, per esempio, fanno pagare 92 euro, a Sant'Agata siamo un po' meno sotto degli 80, a finale, quindi una gestione invece che ti fai in autonomia sul tuo impianto, dove il prezzo lo puoi portare ai 55-60 euro e stai bene, e dove soprattutto quell'impianto è di questa società, i cui soci sono gli stessi comuni della società che fa raccolta, è evidente che io ho un beneficio. Poi non solo, un progetto provinciale, lo chiamo provinciale anche se non c'è Ferrara, ma lo chiamo provinciale lo stesso, pensato con quelle specificità che le spiegavo prima, mi porta a fare tutto quello che è possibile fare per limitare la quantità di rifiuto indifferenziato che porta l'inceneritore, dove ERA nel giro dei prossimi anni porterà il suo prezzo, che attualmente è di 114 euro a tonnellata, lo porterà a 152-156, si stanno un po' ancora litigando con la Tersil, ed è evidente che noi non abbiamo niente da dire che risposta possiamo dare, se non quella di organizzarsi e dire beh, te ne porto il meno possibile. E cerco invece di lavorare di più sulle raccolte differenziate, dove quantomeno il costo di smaltimento, non voglio dire di recupero di denaro, ma di smaltimento, è sicuramente più basso rispetto al costo dell'indifferenziato, che ha il valore più alto di smaltimento. Mi sono perso qualcosa nella sua domanda. Grazie direttore. Sì, no,
ecco, sì, ci sarebbero molte cose da dire, ma guardate, vabbè, venendo attaccando nell'ultimo discorso sull'impiantistica, da legge il mercato dei rifiuti differenziati è da normativa è a libero mercato, mentre il rifiuto indifferenziato va dove il piano regionale stabilisce, al costo che il costo di smaltimento è a sua volta stabilito da una delibera regionale, eccetera, eccetera. Poi è vero che cresce sempre, perché poi i costi... Però il mercato, diciamo, la raccolta differenziata è a libero mercato. Poi accade quello che accade, cioè è a libero mercato ma c'è poca competitività. Differenziato. Cioè l'organico della raccolta differenziata dove lo porto? Lo posso portare dove voglio, lo posso portare anche in un'altra regione. Io che lo raccolgo, diciamo così. Però è vero che in realtà c'è poca competitività. Poi non è che se uno c'ha se costa meno in Calabria lo porta in Calabria, insomma. Anche perché avrebbe un po' meno il principio di prossimità. Nella famosa, perché io le parlo sempre, la proposta di legge regionale, all'articolo 3, e questo l'abbiamo chiesto proprio noi comuni, è scritto che il gestore deve fare delle gare per identificare in quali impianti portare i materiali della raccolta differenziata. Cioè dove porto l'organico, dove porto il verde, io che sono il gestore che lo raccolgo, non dove mi pare, ma seleziono facendo delle gare. Chiaro che la gara funziona se ci sono un po' di privati che hanno degli impianti, perché se poi gli impianti ce li hanno solo o ce li hanno solo in due, dopo diventa anche poco utile fare delle gare. Quindi da un certo punto di vista, insomma, sulla raccolta differenziata, essendo che poi la raccolta differenziata sta crescendo e deve crescere, se vogliamo arrivare agli obiettivi del piano regionale, che ci sia qualche impianto nuovo è sicuramente opportuno. Poi io vedo il lato bolognese, e anche diciamo, queste discussioni sui modelli, adesso, Ferrara è già così, ma per esempio sul lato bolognese sapete che Forlì ha detto noi vogliamo provare un modello diverso, quindi uscire dal gestore e fare una società in house su Forlì e diciamo l'unione, perché Forlì poi ha fatto un'unione fra città e tutti i comuni intorno, quindi loro hanno detto noi vogliamo provare un modello diverso. Poi c'è qualche comune del Cesenatico che ha detto ma lo andiamo anche noi. Allora, dopo qui a volte c'è il problema, sono decisioni politiche che prendono le amministrazioni e siccome siamo tanti e siamo tante teste, insomma, poi dopo ci lamentiamo giustamente quando qualcuno dice adesso diamo tutti in mano all'autorità e l'autorità decide per tutti, ma a volte poi, come dire, per vedere anche l'altro lato della medaglia, l'ambito di la provincia di Parma aveva già deliberato il piano d'ambito, ha deliberato il bacino, ha deliberato il piano d'ambito, era quella più avanti per la gara, però anche lì adesso c'è una riflessione, stanno cambiando idea, insomma la città di Parma ha detto ma potremmo anche noi, siamo interessati anche noi a fare un modello in house come Forlì, allora si è di nuovo fermato tutto. Quindi per dirvi anche queste, è vero che dobbiamo fare sempre queste gare per le serie dei rifiuti, ma ci sono molti motivi per i quali sul territorio poi prendere le decisioni si fa un passo avanti, un mezzo indietro, due avanti e due indietro un'altra volta. Vabbè, era per arricchire un po', insomma, perché io vedo ovviamente il lato, tutte le dinamiche, le discussioni della parte nostra, insomma, bolognese, però tutto il mondo è paese, credo. E sicuramente noi abbiamo detto tante volte che lo smaltimento dei rifiuti organici è aumentato molto. Io mi ricordo, parlavamo di 90 euro, poi sono andate 100, poi 110, adesso siamo a 125, che vuol dire che su 1000 tonnellate, se siamo cresciuti di 40 euro, spendiamo 40.000 euro in più, insomma, per dare due numeri. Ma anche lo smaltimento del verde e dell'organico stanno crescendo molto. Noi siamo credo adesso sui 60-65, ma eravamo a 30, e in giro sento quei numeri lì, 80-90, quindi è così. Detto tutto ciò, chiedo se ci sono altre richieste, domande. Poi noi abbiamo capito, noi rimaniamo soci di CMU Servizi e non delle altre società, e ATR diventa controllata da... Sì, da quale? Da Servizi. ATR è la società che ci gestisce oggi delle Rete del Gas.
noi abbiamo anche poi questa questione col Ferrarese, la distribuzione delle reti del gas. E okay, chiedo se Giuseppe Mercaferri. Non so se proprio pertinente all'argomento che stiamo trattando, però visto che si è parlato anche di come evolverà la concorrenza nel settore in futuro, noi adesso partecipiamo solo con le reti del gas e i cimiteri, ma ci sarà un domani per noi delle possibilità di entrare a poter, come si diceva, dare l'umido a chi ci fa un'offerta migliore, dare l'indifferenziato, o saremo imprigionati in questa gara d'ambito che devono fare, alla quale probabilmente vincerà ERA? Grazie. Allora, noi rimaniamo soci di CEMI su Bus Servizi, poi se un domani il comune, l'amministrazione volesse decidere di diventare socio anche delle altre società, è una riflessione innanzitutto politica e poi ci si penserà. Però se loro fanno l'impianto di gestione aerobica e compostaggio per i rifiuti organici e hanno capacità, essendo che i rifiuti organici sono a libero mercato, nessuno ci impedisce di portarli da loro. Cioè, come la legge poi lo chiarisce molto bene, la legge regionale, e dice che il gestore deve fare le gare per allocare i rifiuti della raccolta differenziata, questo senza diventare soci. Ma anche per esempio ATL, la gestione delle reti del gas, non è che dobbiamo rimanere soci per quella, non c'entra, perché lì abbiamo fatto una gara, ATL ha vinto e le gestisce indipendentemente dal fatto che siamo o non siamo soci. Sì, c'è Cotto. Sul gas è un rapporto commerciale, nel senso avete fatto una gara, non l'abbiamo vinta, appunto, non c'entra niente che siate soci o non sono soci. Bene, se non ci sono altri interventi o richieste di dichiarazione, io porrei in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, va bene, pongo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno. CMV Servizi SRL, approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, valori contabili mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a due società beneficiarie di nuova costituzione, ai sensi dell'articolo 2506 bis del Codice Civile. Chi è favorevole, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi si astiene? 1, 2, 3. Contrari? Nessuno. E votiamo anche per l'immediata esecutività, so che ci sono delle scadenze, chi è favorevole alzi la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chi si astiene, 1, 2, 3. Direttore, grazie, buon lavoro e arrivederci. A questo punto, siccome Peditore è arrivato, doveva arrivare fra un po', ma so che la sua macchina l'ha abbandonato e ha dovuto fare come poteva, insomma. E io proporrei di anticipare il punto numero 7, che è il punto per il quale Antonio Peditore è qui, se siete d'accordo. Allora, il punto numero 7 è la variante RUE numero 11/2015 per modifiche normative e cartografiche e adozione. Allora, la variante RUE, come sapete, è quella che riguarda l'area verde. Avevo anche Antonio, hai bisogno tu di... Sì. Sì. Grazie Cinzia. Aspetta, sto sbagliando password perché ne ho due o tre e di tanto. Non ho preso i numeri. Non ho preso i numeri perché la tastiera è un po' numerico. Ok, vai con la chiavetta. Vado. Vai. Dovrebbe essere una cartella che si chiama presentazione. Dovrebbe comparire lì. Allora, vieni qui. Vieni qui. Intanto che l'apri, dico due parole. Allora, la variante RUE che ci apprestiamo, ovviamente, come sapete, è collegata poi a successivi punti che riguardano il bilancio, in particolare riguarda, è legata al piano di allenazioni prima e alla parte investimenti del bilancio dopo, quindi la variante 2 è la variante propedeutica all'alienazione dell'area verde che facciamo diventare edificabile per poi vendere. Ecco,
Toni Peritore, responsabile dell'ufficio urbanistica dell'Unione, a te la parola. È questo. Ok, buonasera a tutti. Adesso mi faccio poi vedere anche le immagini. Non so se l'assessore voleva dire qualcosa come introduzione. Allora, la variante numero 11, come vedete dalla copertina, a rue, è formata da due argomenti. Il primo è più semplice, nel senso che è una variante puramente normativa ed è stata richiesta non solo in questo comune ma anche in altri comuni, perché ci siamo resi conto dopo alcuni anni, insomma, a seguito di richieste anche da parte di privati, che l'uso Pisei, che è l'uso che riguarda il trattamento dei, sostanzialmente della raccolta, il trattamento dei rifiuti, accorpava in unico uso tutta una serie di attività che sono riconducibili comunque alla raccolta e al trattamento dei rifiuti, però impedivano, come dire, di differenziare a seconda della tipologia dell'attività e soprattutto di destinarle ad aree o a zone che fossero compatibili. Per intenderci, quest'uso nel comune di Castello d'Arge, ma anche in altri comuni, non era previsto da nessuna parte, perché ovviamente non era previsto da nessuna parte che si potesse fare una discarica, per esempio. E in realtà ci sono alcune attività, tipo la raccolta di rottami metallici, che è un'attività più da officina, insomma, laboratoriale, che si può svolgere ad esempio nelle zone artigianali, in un normalissimo capannone, perché è un'attività da meccanico, da officina. Quindi abbiamo ritenuto opportuno, come anche in altri comuni, di dividere in due l'UPI6 e fare un uso UPI6A e un uso UPI6B, mantenendo all'interno di questi due sottogruppi le tipologie differenziate. Ovviamente, avendo diviso, si può destinare ad alcune aree, ad alcune zone, specificamente quelle produttive artigianali, la possibilità di insediare queste attività. E la variante, diciamo, quindi l'argomento numero uno, che è quello che vi ho appena illustrato, prevede appunto questo: l'uso P6A, adesso vi faccio vedere la modifica normativa, che è evidenziata in rosso. Allora, l'UPI6A contiene al suo interno l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici, quindi sostanzialmente raccolta di rifiuti riciclabili e riutilizzabili. L'UPI6B invece è l'attività di rifiuti solidi urbani e industriali di biomassa, che ovviamente non è compatibile con per esempio le zone produttive. Alla fine della variante normativa vi trovate tutta una serie di schede, perché sono tutte le schede relative alle aree, alle zone produttive, nelle quali si può svolgere il P6A, e troverete solo il P6A, il P6B ovviamente non lo trovate da nessuna parte. Quindi vedete in rosso il P6A in varie zone produttive del territorio individuato da RUA. Non ha ovviamente nessun elaborato grafico questa variante, perché non varia nulla dal punto di vista grafico, delle tavole grafiche, dice semplicemente dove si possono svolgere queste attività, dove, e quindi ha inserito all'interno delle schede questo UPI6A. Io mi fermerei qui con questo primo argomento, perché magari se c'è qualcosa da chiedere lo facciamo subito, poi passiamo così al secondo argomento. Piero Paggi. Sì, chiedevo se riguardo questa variante, dopo la discussione che c'è stata in commissione, è stato poi mantenuto il progetto di adibirlo a tutte le realtà industriali che abbiamo nel comune. Sì, legale a tutte le zone di attività. Noi abbiamo inserito in tutte le zone produttive artigianali, se per caso si fosse dimenticato, se per una pura svista, qualche area, abbiamo il periodo della pubblicazione delle osservazioni per poter eventualmente evidenziare qualche dimenticanza. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo ritenuto di doverle individuare in tutte le aree e le zone produttive previste da RUE. Ripeto, la pubblicazione e le osservazioni servono anche per eventuali segnalazioni da parte degli interessati se ci fossero dimenticanze. Sì. La domanda è perché, diciamo, in commissione qualcuno aveva posto il dubbio se non fosse opportuno escludere certe zone dall'inserimento di questa anche questo potrebbe essere oggetto di un'osservazione, eventualmente va da valutare. Okay. Se ci fosse qualche zona dove si ritiene che questa attività, ripeto, stiamo parlando di attività di officina meccanica, insomma, non parliamo di attività di particolare impatto
sull'ambiente circostante. Quindi. Scusate. E Giuseppe Macaferri. Sì, io vorrei capire bene una cosa, cioè si è parlato di cascami, rottami e rifiuti. E sto cercando di capire bene lo spirito di questa variante, cioè si vuole disaggregare quello che è un qualcosa di mescolato e quindi difficilmente riutilizzabile da invece materiale tipo scarti di lavorazione che sono almeno omogenei e possono essere riciclati. E questa è la prima domanda. La seconda è, oppure, sempre ricollegandomi alla prima, la distinzione è fra solido non biologico e biologico, è più questa la distinzione, non riesco a capire bene questo distinguo. E la seconda domanda è legata al fatto, ma se noi abbiamo un'azienda che utilizza dei cascami, quindi non rifiuti misti, difficilmente diciamo separabili, perché quando ormai le cose sono già mescolate diventa tutto rifiuto, ma abbiamo dei cascami o degli scarti di produzione anche agricola o di altra natura, però biologica. Noi vuol dire che su questo territorio non possiamo utilizzarli, per esempio il biodigestore di materiale organico di cui parlava prima il direttore, oppure che ne so, un biodigestore come quello di Mascarino, che un domani potrebbe nella ricetta avere anche scarti di sfalci o materiale tipo l'organico che viene raccolto, può utilizzarli o questa variante preclude l'utilizzo di tutto questo materiale biologico su tutto il territorio? Grazie. Vuoi dire qualcosa tu? Chi vuole? Vuoi dire qualcosa tu? Vogliamo dire qualcosa tutti? Dario, seduti. Io potrei essere un pochino quello che si è detto in Commissione Territorio venerdì scorso, poi se qualcuno deve aggiungere qualcosa non è un problema. Questo tipo di attività di cui ci parli rimane non annessa. Questo non vuol dire che qualora non si concretizzi la necessità e non venga proposto una localizzazione che risulti compatibile con il tipo di attività, l'amministrazione non accoglierà favorevolmente questa opportunità e non ci ritroveremo in questa sede per una variante specifica. Questo è stato detto e lo ribadisco convintamente, perché estenderlo a tutte le zone produttive non è possibile. Individuare già sin d'ora alcune zone produttive, come per esempio quelle più lontane dal centro abitato, che sono quelle per esempio che vai a sopire, può non risultare sufficiente come, diciamo così, cautela. Riproporsi di ritrovarci senza problemi qui fra magari anche un mese, qualora ci fosse l'opportunità, secondo me è la cosa in assoluto migliore. Grazie, signor Ruti. Sì, diciamo, riprendendo quello che diceva l'assessore, adesso il senso è di inserire l'UP6, che prima non era possibile, poi appunto se si va a riflettere sull'opportunità di inserire l'UP6B, cioè quello di quel tipo di impianti, però è chiaro che comunque come minimo è una riflessione elaborata, perché sono impianti impattanti. E quell'impianto di cui parlava prima il direttore lo fanno in mezzo del niente, perché là ad Argenta c'hanno dove hanno la discarica, perché sono impianti soprattutto se di certe dimensioni impattanti, se di piccole dimensioni invece io sono uno di quelli che dice che ci si può più ragionare più tranquillamente. Comunque sono impianti di gestione, di smaltimento rifiuti a tutti gli effetti, non di preparazione al riciclaggio e recupero, quelli sono impianti di smaltimento rifiuti, diversi dal caso del biodigestore di Mascarino, perché quello è un impianto agricolo che può essere fatto ovunque in zona agricola, ma questo è una normativa statale classificato come impianto agricolo, ma quello non può ricevere rifiuti. Quindi, e se volesse trasformare, essere convertito in un impianto di smaltimento rifiuti, dovrebbe chiedercelo a noi e anche alla città metropolitana, perché sarebbe un permesso in più e quindi ci vorrebbero, insomma, tutte, ci sarebbe un iter che non coinvolgerebbe solo il comune ma la città metropolitana, fra cui la variante RUE, perché diventerebbe un impianto non più agricolo ma industriale di smaltimento rifiuti. Era giusto per chiarire un po' di più.
Sì, sì, infatti ribadisco quanto detto, cioè i piccoli impianti a biomasse, per intenderci, sono consentiti in zona agricola perché sono considerate attività agricole, non sono inquadrati nell'UP6B, non sono impianti che hanno, sono impianti di trattamento rifiuti solidi urbani propriamente intesi, quindi non è quello l'oggetto di quella selezione d'uso. L'UP6A, stiamo parlando di recupero di materiali e trattamento di cascami, infatti, perché non sono rifiuti, perché sono derivati sono residui di lavorazione di aziende che lavorano questi materiali, che gli scarti li portano direttamente, se sono ovviamente recuperabili, li portano direttamente in queste officine o in questi impianti che esistono, insomma, nelle zone, normalmente nelle zone artigianali, ma non è un servizio, non sono attività che si occupano della raccolta dei rifiuti. Facciamo. Se no passiamo all'altra. Dopo si rivede poi un'altra domanda su questo, non c'è problema. Passiamo all'altra variante, diciamo alla seconda parte della variante. Sì, dopo tanto ci si può ritornare, insomma. D'accordo. Allora, l'argomento 2, che è il conclusivo, diciamo, di questa variante RUE, è la trasformazione di destinazione d'uso di un'area di proprietà pubblica di circa 2.590 metri quadrati. Attualmente è all'interno classificata come area attrezzata per impianti sportivi ed è infatti all'interno dell'area destinata alla zona dell'area sportiva di Casola d'Argine. La proposta è quella di trasformarla in un ambito AUC A3, che è una zona edificata da sottoporre a piano preventivo, piano attuativo, con una capacità edificatoria, mantenendo alcune prescrizioni che sono indicate nella scheda. Adesso io per chiarezza magari la visualizziamo anche graficamente, saltiamo la parte normativa. Dopo torniamo a questa, la scheda normativa. Allora, l'area attualmente è questa qui, questa. Vedete che il RUE attualmente individua in fondo un'area che è destinata, sarebbe destinata a parcheggio pubblico, ma che non è stato realizzato. Oggi è un'area che è verde. La destinazione proposta è quella che vedete con questa perimetrazione marrone. Sì, è OCA3, è quell'area che diciamo di circa 1.500, in realtà una parte di questa area manterrebbe la destinazione, la proprietà e quindi la destinazione pubblica, permettendo di prolungare l'attuale viabilità e realizzare i parcheggi che sono poi meglio individuati qui a margine della strada, un parcheggio a pettine. L'area quindi sottrarrebbe una parte di superficie verde da destinare ad edificazione. I parametri che sono stati indicati, premesso che l'area è stata la richiesta fatta dall'amministrazione comunale perché vorrebbe procedere all'inserimento di quest'area all'interno del piano delle alienazioni che andrete ad approvare verrà proposto in questo consiglio. Quindi sono stati scelti una serie di parametri proprio per la possibilità poi di mettere in vendita, di alienare quest'area. La superficie che è stata scelta, diciamo, cercando di stabilire un equilibrio tra quelle che sono le tipologie circostanti, quindi una densità abbastanza bassa, e l'eventuale poi appetibilità da un punto di vista commerciale, complessivamente parliamo di 350 metri quadri di superficie utile, con un'altezza massima di 6 metri, che sostanzialmente significa di edifici di due piani, due piani fuori terra. Rimangono le prescrizioni di realizzare i parcheggi pubblici non secondo lo standard, che sarebbe molto più basso, ma secondo quello che è individuato graficamente, quell'area gialla che abbiamo appena visto, e il prolungamento della strada, che potrebbe, volendo, anche non essere realizzata, visto che non è a diretto servizio dell'area, ma è più che altro per consentire la realizzazione dei parcheggi pubblici. Il verde pubblico, ovviamente, vista la collocazione, si è scelto di monetizzarlo perché non avrebbe molto senso realizzare un francobollo di verde in quella realtà. E direi che altre prescrizioni particolari, vabbè, a parte gli approfondimenti in materia sismica, ma sono dovuti visto che ormai il terzo livello ormai è diventato obbligatorio, i rimanenti parametri sono quelli già dettati dalla normativa.
Direi che dal punto di vista normativo gli aspetti, diciamo, quantitativi sono stati individuati tutti. Questa variante, ovviamente, sottraendo una parte di superficie verde pubblica, ci ha costretti a rifare la verifica di tutte quelle che sono le dotazioni territoriali nell'ambito del centro abitato, e voi trovate infatti delle tabelle con la verifica che è stata effettuata, ovviamente per ambito di una superficie molto piccola, per cui l'incidenza percentualmente è praticamente irrilevante, comunque il calcolo è stato effettuato e c'è un piccolo abbassamento della quota, della percentuale pro capite di verde. Adesso la tabella è questa qui, è un po' piccola. Comunque vi trovate anche una tabellina qua in fondo che riassume tutto. Ecco. Il dimensionamento è ampiamente compreso nel PSC attuale, perché parliamo di una possibilità di realizzare 5 alloggi, insomma, con i parametri standard stabiliti, quindi abbiamo all'interno del PSC una capacità e un plafond molto più alto, e quindi vedete sono il residuo di dimensione del PSC sono di 16.000, che corrisponde a 239 alloggi, di questi 230 noi ne andiamo a realizzare 5, quindi insomma, è abbastanza irrilevante. Ovviamente 5 sono ipotetici, potrebbero essere anche meno, insomma, in base alla tipologia edilizia che poi verrà scelta. La diminuzione, adesso vi trovo la sintesi dei dati quantitativi sul verde, adesso pro capite che deve essere in relazione. Allora, ecco, lo standard complessivo di parcheggi pubblici passa da 10,3 a 9,93, ma insomma direi che è abbastanza irrilevante. Per quanto riguarda il verde passa da 23,15 a 22,83 complessivi, quindi il minimo di legge sarebbe 18, quindi siamo largamente al di sopra del minimo prescritto. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'attuazione territoriale, ma era intuibile che sarebbe stata una diminuzione minima, però la verifica va fatta e quindi è stata effettuata. Grazie Antonio. E Dario Ceruti. Sì, volevo aggiungere che tra le prestazioni della scheda c'è la tipologia edilizia, che in scheda è individuata come mono o bifamiliare. A seguito della discussione della Commissione del Territorio proponiamo, poi chiedo al Vice Segretario in che termini, di aggiungere tra le tipologie anche la trifamiliare, che ci sembra essere indicata come tipologia di edilizia per l'intervento che auspichiamo essere realizzato in quest'area. Quindi la delibera finale, se verrà adottata con le tre tipologie di edilizia. Sì, allora, normalmente questo tipo di individuazioni si fa a livello di piano attuativo. Qui, siccome è un intervento poi di fatto diretto, si è deciso proprio su indicazione dell'amministrazione di indicare questa tipologia di edilizia mono bifamiliare. Il discorso della trifamiliare è venuto fuori in commissione, credo, e non eravamo in grado di modificare gli elaborati. Se mettiamo in verbale, come immagino, questa richiesta, noi modifichiamo gli elaborati direttamente dopo la trifamiliare. Diciamo l'elaborato, che poi è la scheda che adesso potrebbe un testo che prevede il modo. Ok, quindi questo poi lo facciamo. Bene, chiedo se ci sono domande e ci sono interventi su questo punto. E Piero Paggi. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere perché si ritiene che in questo caso non sia necessario chiedere la Valsatta, visto che il terreno passa da aree attrezzate con impianti sportivi a aree edificabili. Chiedo una spiegazione su questo punto. Sì, Antonio Peretore. Sì, sì. Abbiamo fatto una riflessione su questa cosa. Noi utilizziamo, come dire, un'interpretazione, ma non è solo in questo caso, perché è legata la Valsatta anche all'entità dell'intervento. L'entità dell'intervento in questo caso è talmente minimale che noi riteniamo che non sia necessario. Laddove venisse da parte del corso di istruttoria, da parte della città metropolitana, ex provincia, una richiesta di questo tipo, che
credo sarà molto difficile, però teoricamente potrebbe essere, in corso di adozione potremmo anche redigere anche l'elaborato della scheda di Valsat. Però non crediamo che sia necessario in questo caso. Chiedo se ci sono altri. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 7. Se volete un po' di tempo non c'è problema, nel senso. Allora, se ci sono dichiarazioni di voto, prego Giuseppe Macaferri. Serena Marchesini. Serena Marchesini. Anche noi dichiarazione che ci asteniamo a questo voto, perché mi metto in condizioni, ci sono troppi argomenti, ci sono due argomenti, uno sì, uno no. A questo punto in uno sono d'accordo, in uno no. Ci asteniamo. Okay. Grazie. Giuseppe Macaferri. Sì, grazie. No, noi volevamo fare una dichiarazione di voto perché la votazione qui prevede una medesima votazione per i due punti e vogliamo sottolineare che per il primo punto noi siamo favorevoli, saremo favorevoli, mentre invece in coerenza con quello che andremo a votare dopo noi siamo favorevoli alla urbanizzazione, diciamo, di questo lotto e alla relativa vendita. Grazie. Sì. Bene, quello che andremo a votare dopo ovviamente è tutto quello che è collegato al bilancio, il piano delle azioni e gli equilibri di bilancio che sono strettamente collegati a questo punto. E se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo a votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno, variazione a luglio numero 11 2015 per modifiche normative e cartografiche, e chi è favorevole alzi la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi si astiene? 1. Contrari? 1, 2, 3. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi si astiene? 1. Contrari? 3. Vale a dire, riproponiamo un testo che... Sì, scusate, certo, come abbiamo detto prima, aggiungiamo la tipologia trifamiliare. Va bene, insomma, okay. Sì, l'avevamo detto. Va bene, grazie Antonio Peritore. A presto. Bene. A questo punto torna Cinzia Bovina, responsabile dell'area finanziaria, che è il terzo tecnico presente in questo Consiglio Comunale. Allora, torniamo indietro ai punti 3, 4, 5. I punti 3, 4, 5 riguardano i rifiuti. Il punto 3, e cominciamo dal punto 3, facciamo una alla volta. E comunicazione, deliberazione, il punto 3 scusate non riguarda i rifiuti, sono quelli dopo. Allora, punto 3 all'ordine del giorno, comunicazione, deliberazione di prelevamento dal fondo di riserva adottato dalla giunta comunale nel periodo 1-1-2015, 3 giugno 2015. Allora, il prelevamento dal fondo di riserva, allora è una comunicazione, sono 2.950 euro, 650 euro prelevati per un incremento del canone della bonifica renana, 300 euro anche legati ai canoni di concessione della bonifica renana e 2000 euro sul capitolo dell'ambiente riguardo alla qualità dell'aria, e quindi diciamo, è un pagamento regionale che viene fatto da tutti i comuni e che riguarda il piano del monitoraggio della qualità dell'aria. E poi credo iniziative a tutela dell'ambiente. Sto pensando se ci appoggiamo il mondo, insomma c'era qualcosa che riguarda l'ambiente, sì. Comunque il capitolo è quello della spese iniziative a tutela dell'ambiente, i 2000 euro. I 2000 euro riguardano il capitolo iniziative a tutela dell'ambiente.
si sono aggiunte, esatto, non le avevamo previste, c'è il tema di Puliamo il Mondo, quindi quell'iniziativa che facciamo legata al tema ambiente, è una spesa piccola dove compriamo i kit per le scuole che vanno, diciamo, fanno una giornata di pulizia dei fossi, e c'è sicuramente la qualità dell'aria che è arrivata dalla regione. Dico bene, Cinzia? Comunque, insomma, ecco, sono in tutto 2.950 euro. Esatto. Allora, veniamo ai rifiuti. Punto numero 4, modifica al regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti TARI. Allora, io ho preparato qualche semplice, veloce diapositiva, soprattutto per i punti dopo, più che per questo, per farvi vedere un po' di numeri, insomma, anche un po' di dati. Comunque, cominciamo dal regolamento. Allora, il regolamento ha tre, inserisce fondamentalmente tre cose importanti. Lo sconto per chi fa il compostaggio domestico, il tema dei rimborsi e compensazioni, che significa che i cittadini possono compensare se hanno pagato più TARI e meno TASI, o se hanno pagato più IMU e meno TARI, insomma, quindi è un'agevolazione che si dà, una possibilità che si dà, l'avevamo già fatto per IMU e TASI, aggiungiamo anche la TARI, che vi ricordo che IMU, TASI e IMU, TASI e TARI stanno dentro la IUC, tutti questi nomi, imposta unica comunale. Quindi diamo semplicemente la possibilità di compensare tra l'una e l'altra, è una cosa che capita, e quindi quando capita almeno possiamo dire che si può fare, insomma è comoda per il cittadino a cui succede. E in più richiamiamo il regolamento tecnico che andremo a fare, il regolamento tecnico sulla gestione dei rifiuti, perché è opportuno che anche dal punto di vista tecnico venga fatto il regolamento per la gestione del territorio. Allora, io qui ho, in Commissione Territorio abbiamo avuto due osservazioni proposte. Una è relativa alla possibilità di... Adesso vado a prendere l'articolo. Esatto, è l'articolo 20, che non trovo adesso qua dentro, perché ho la cartetta sbagliata. Ecco. Allora, all'articolo 20, dove l'articolo 20 è i limiti di esenzione per riversamenti, rimborsi e compensazioni, andiamo ad aggiungere su proposta del Movimento 5 Stelle, e l'avevamo fatto anche sul regolamento TASI. E in pratica diciamo che in fase di accertamento, quando vengono riscontrate delle somme versate e non dovute da parte degli utenti, cioè se un cittadino versa di più, l'amministrazione nel tramite dei propri uffici ne dà comunicazione, cioè avvisiamo il cittadino e lo diciamo: guarda, hai versato di più, e quindi poi il cittadino si attiva per chiederceli. Prima era scritto che il cittadino ce li può chiedere entro 5 anni, ma non era specificato che invece, insomma, diciamo, siamo d'accordo nello specificare che se il cittadino si accorge, cioè se noi ci accorgiamo che il cittadino ha versato di più, è opportuno che glielo comunichiamo. L'altro tema che era stato sollevato è quello che riguarda lo sconto per il compostaggio, cioè in Commissione Territorio noi avevamo proposto un 5%, e ne abbiamo un po' discusso in Commissione, l'osservazione è: ma forse il 5% è poco. In effetti, facendo una botta di conti, se ipotizziamo che un cittadino che usa bene la compostiera metta nella compostiera 100 kg a testa di rifiuti organici all'anno, ad un costo di smaltimento di 60 euro a tonnellata, significa che quel cittadino fa risparmiare, diciamo, al comune 6 euro di smaltimento. Quindi ipotizzando la famiglia di 3 persone che mette nella compostiera 300 kg all'anno di rifiuti organici, diventano 18 euro. Poi ci sarà chi ne mette di più, ci sarà chi la usa, non la usa bene. Insomma, però diciamo che se invece del 5 facciamo il 7-8% ci può stare. Quindi, insomma, io ero per proporre al Consiglio Comunale di inserire la modifica che vi ho detto precedentemente, e anche di portare il 5 al, adesso io ho pensato al 7%, insomma, poi non è che mi spaventa un numero in più o in meno, però
però diciamo la percentuale di sconto al 7-8 è congrua, ecco, quindi quindi va bene, ecco, e il cittadino lo sente anche di più, perché alla fine la famiglia risparmia quei 20 euro che poco ci cambia. Io ho riassunto perché poi l'abbiamo vista in commissione di territorio, però insomma come preferite, ecco. Quindi chiedo se ci sono l'articolo modificato è il punto 1 che riguarda il richiamo al regolamento dell'ufficio tecnico, cioè il punto 1 del regolamento. Esatto, viene aggiunto un passaggio che dice: il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente è disciplinata da apposito regolamento di gestione del servizio. E allora vi faccio subito un esempio. Su questo regolamento io auspico, probabilmente ci torneremo sopra in corso d'anno, perché approfondiamo degli altri temi. Allora, un tema è, diciamo, è quello della possibilità di inserire un ulteriore sconto se determinate zone scelgono di non avere più un servizio. Faccio l'esempio pratico e concreto. Cittadini di Viana Mari Sud ci hanno chiesto di non avere la raccolta del verde. Allora, questo ci dà la possibilità di chiedere al gestore quanto in meno spendiamo se in Viana Mari non facciamo la raccolta del verde per il 2016. Quello che risparmiamo possiamo ribaltarlo sui cittadini di quella strada, perché è effettivamente una spesa in meno che abbiamo, e abbiamo una spesa in meno perché loro non ricevono questo servizio. Questo per fare un esempio, però è chiaro che questa cosa deve essere regolata dall'ufficio tecnico, regolata e gestita dall'ufficio tecnico, quindi è l'ufficio tecnico che deve, come dire, ascoltare i cittadini della strada, verificare che tutti rinuncino a quel servizio, interloquire col gestore e poi comunicare alla ragioneria: ok, il prossimo anno avremo 1000 euro di spese in meno perché i cittadini di quella strada non hanno più la raccolta del verde. Significa scendere nei particolari, ma credo anche che queste iniziative siano in linea con le politiche di riduzione dei rifiuti, di riduzione di costo, e che vadano accompagnate, insomma. Quindi questo è un tema che io vorrei affrontare. Abbiamo bisogno di fare un po' di approfondimenti, per quello dico ci torneremo sopra. Questo anche per spiegarvi il senso poi del regolamento dell'ufficio tecnico. Abbiamo il cittadino che abita nell'isola amministrativa, dall'altra parte, no? Dove andare a fare la raccolta è un problema. Allora, con lui adesso l'ufficio sta parlando per trovare degli accordi. Allora, se quel cittadino ci dice: vi porto io tutta la raccolta differenziata alla stazione ecologica, bene, è giusto che lui abbia uno sconto. Questo in realtà è già contemplato nel regolamento tributario, però insomma sono situazioni puntuali che potranno essere anche sempre di più. Poi un altro punto che vorrei approfondire è quello relativo allo sconto per le aziende che donano i prodotti alimentari alla Caritas. Su questo tema c'è, diciamo, l'ANCI ha fatto un approfondimento e ci sono già delle proposte di scontistica. Ogni tonnellata che eventualmente l'azienda offre al Banco Alimentare, alla Caritas del paese, può avere una determinata percentuale di sconto, insomma. Poi su questo tema anche la Regione sta attivando degli accordi con le rappresentanze, insomma, con le associazioni di categoria, che poi si possono poi andare a sottoscrivere con le società. Quindi, e questi accordi poi danno modo ai comuni di verificare. Quindi sul regolamento direi che non ho altre cose da aggiungere. Siamo generosi, facciamo l'8? Va bene. Mi guardare, non ci cambia niente dal punto di vista contabile. Abbiamo comprato delle compostiere, guarda Dario, quante ne abbiamo comprate? 40. 40. Abbiamo comprato recentemente 40 compostiere e insomma stiamo pubblicizzando e stanno andando anche un po' alla volta, stanno andando. Quindi questo sarà anche un'opportunità di rilanciare il tema e sensibilizzare la cittadinanza a fare compostaggio domestico, anche perché, come abbiamo capito nel punto numero 2,
il costo di smaltimento per i rifiuti organici è destinato ad aumentare. Su questo, se volete, cioè, potrei scommettere, nel senso che ho già visto ciò di cui si parla. Sì. Insomma, ma poi dopo è chiaro che si tratterà di questa roba qui, questa iniziativa. Scusate che però è giusto dire tutto, scusate. Anche per il comune questo avrà un costo, perché comunque l'ufficio tecnico dovrà organizzare, dovrà andare a fare i controlli. E i comuni che fanno lo sconto, allora ce ne sono di tre tipologie, chi non controlla niente, il cittadino dichiara e tu gli fai lo sconto. Non mi sembra, perché dopo uno fa la cuccia del cane nella compostiera, come è già successo. Ci sono i comuni che le attività di controllo lo fanno al loro interno, quindi con il proprio personale, e ci sono i comuni che lo fanno fare al gestore, però ovviamente anche il gestore non lo fa direttamente, insomma, quindi c'è anche un'attività, non è a costo zero nemmeno per noi, insomma, ecco, è giusto dire anche questo, è un'attività che va organizzata, insomma. Niente, chiedo se ci sono, scusate che peritore, sì Antonio? È partita per sbaglio. Mi sembra di stare. No, perché lui era rimasto a piedi con la macchina. Adesso andava a vedere se c'era la corriera. Sì, poi è arrivato in corriera. Tu non mi guardare mentre lo fai, perché io sono d'accordo. Allora, chiedo intanto se ci sono interventi e considerazioni. Giuseppe Macaferri. Sì, a nome del gruppo Argile Marcarino 5 Stelle manifestiamo il nostro apprezzamento al fatto che il dialogo ha portato a dei risultati che condividiamo. Insomma, noi in effetti, come abbiamo detto in commissione, da dei nostri conti che partivano da circa 400 kg a famiglia al costo di 65 che abbiamo sentito dal direttore, in realtà già in alcuni posti sono ben di più e tendono ad aumentare, avevano stimato 25 all'anno, che vuol dire su una tari media di 250 euro un 10%. Ecco, a questo punto però si tratta di mettere a verbale qual numero vogliamo, perché noi qui abbiamo ancora il 5, nelle sue slide vedo 5-7 e adesso ho parlato di un 8, quindi prima di procedere mettiamo a verbale qual è la percentuale che vogliamo. Ecco, voglio aggiungere a questo che riteniamo un risultato positivo per tutti, e ringraziando ovviamente gli uffici preposti sia amministrativi che tecnici per i controlli e l'eventuale sovraccarico che queste cose comporterà. E vogliamo ricordare che non ci dobbiamo fermare qui, perché l'amministrazione si era proposta di utilizzare il 2015 come anno pilota per la tariffa puntuale, sulla quale noi abbiamo spinto fin dall'anno scorso, e raccomandiamo che si mettano in campo altre cose sempre in questa direzione. E quindi anticipo che manifesteremo voto favorevole. Grazie. Grazie. Chiedo se ci sono altri interventi. Maria Tasini. Niente, accogliamo la proposta. È chiaro che a questo punto va definita la quantità, nel senso che non può essere lasciata, come dire, indeterminata la percentuale tra il 7 e l'8%. È chiaro che resterà da monitorare anche la compatibilità rispetto alle entrate e alle spese per gli equilibri di bilancio, che sono un punto che ci assillerà nei punti successivi. Ritengo comunque che il lavoro fatto, la proposta che era stata fatta sia in commissione territoriale che in commissione bilancio, ci ha confrontato, e speriamo che questo sia un incentivo per i cittadini ad un uso più puntuale anche delle compostiere sulle quali l'amministrazione ha investito in questi mesi, contribuendo, diciamo, al tema della differenziazione, del riciclo, del recupero dei rifiuti. Grazie. Allora, a questo punto io proporrei questo, di mettere in votazione la modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, inserendo quelle due precisazioni che abbiamo detto, quella al punto 20 che vi ho letto prima, relativamente al, diciamo, che va ad indicare che qualora l'ufficio
si accorga che un cittadino ha versato in più o ha versato e non doveva, glielo comunica, e al punto in cui è previsto lo sconto del 5% mettiamo l'8%. Io propongo di mettere l'8%, dopo tutto premiamo anche i cittadini che in questi anni l'hanno avuto, lo stanno già facendo, e inseriamo l'8%. Pongo in votazione il punto numero, se non mi perdo, numero 4, modifica al regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti tari con le modifiche che ho precedentemente illustrato. Chi è favorevole alzi la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, unanime. Leggo l'immediata esecutività. Cinzia. Non ci vuole il regolamento. Ci vuole o non ci vuole? No, non ci vuole. Ok. E quindi passiamo al punto numero 5. Modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Punto, approvazione del piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anno 2015. Allora, intanto ne approfitto su questo, sul tema della tariffa puntuale, perché non ho risposto prima. È vero, diciamo, dal punto di vista comunale nostro non ci abbiamo ancora lavorato, però abbiamo lavorato sulla legge dei rifiuti, come sapete, e la legge dei rifiuti prevede che entro il 2020 tutti i comuni debbano passare alla tariffazione puntuale. Ma il senso della tariffa puntuale, perché con la tariffa puntuale diminuisce la produzione dei rifiuti. Questo è, ovunque hanno attivato la tariffa puntuale, c'è una diminuzione, l'effetto è che la produzione di rifiuti diminuisce. E se la regione, e quindi la regione, se si vogliono raggiungere gli obiettivi del piano regionale sulla gestione dei rifiuti, che parla di un meno 20-25% di produzione di rifiuti entro il 2020, si deve passare da lì, altrimenti non è possibile raggiungere gli obiettivi. Poi, come sapete, la legge regionale veloce veloce prevede anche la creazione di un fondo che va a premiare i comuni più virtuosi, e noi oggi ci saremmo. Quindi, se a settembre viene davvero approvata la legge, diciamo che anche dal punto di vista economico avremo un... Scusate, ma siccome è lui che mi chiama, rispondo perché non vorrei fosse in difficoltà. Essendo che non è... Ah, sì, dai. Pronto. Vabbè, detto tutto questo, ho fatto un po' di... Diciamo, al di là dei piani finanziari, l'avete ricevuto, se volete lo vediamo, ne abbiamo parlato, li abbiamo visti anche in commissione, insieme a Cinzia... E ho aggiornato, poi ve le posso mandare, questa qui, che è una diapositiva che riassume dal 2004 l'andamento del costo totale della spesa, e si vede di quanto è cresciuta la percentuale di copertura, e si vede che poi a un certo punto siamo arrivati a copertura del 100%, la raccolta differenziata, gli aumenti, ma dopo c'è un grafico in cui si vedono bene, la spesa per abitante e vabbè, la quota del comune, che con la copertura al 100% ovviamente è andata a zero. E, allora, noi siamo, intanto una riflessione, noi spendiamo 124 euro all'abitante. La media è un parametro aleatorio finché si vuole, però. La media regionale è 158 euro per abitante e la media della provincia di Bologna è 142. Sì. È bloccato? È qui. Allora gli diamo una macchina. Lui è rimasto, sei a piedi. Scusate un secondo, brevissima pausa.